parlare del fatto che tu sei arrivato al comico, ma sei partito direttamente da lì, giusto? Sono partito da lì e si potrebbe anche dire che in questo film ho utilizzato un po' la mia mente di quando avevo 5 anni. In questo ultimo film di cui stiamo parlando ora, sei in questo... Come mai? Come mai questa scelta, voglio dire, perché è la mente di quando avevi 5 anni? Ma perché a volte uno inizia a essere creativo proprio da piccolo, solo che non hai mezzi. E allora certi sogni, certi desideri che hai quando sei piccolo, soltanto da grande riesci a portarli a termine a volte. È stato difficile raggiungere un equilibrio tra la tua maturità a livello di esperienza, diciamolo, e cioè unire la tua, aspetta, la formulo meglio, ti chiedo scusa, la tua maturità a livello di esperienza col mezzo e la tua creatività infantile, se vogliamo, no? Cioè arrivare a questo compromesso, un equilibrio tra queste due cose. Si può fare tutto nella vita, solo che in pratica, se per esempio uno si mette a fare dei film e non ha fatto prima la scuola, allora lì ti possono criticare dicendo che non ha abbastanza esperienza. Però se uno riesce a mettere lo spirito giovanile con l'esperienza, forse può arrivare a dei buoni risultati. Hai fatto scuola di regia? Ho fatto una scuola di regia, ma non l'ho fatta, diciamo, molto conosciuta nel mondo. Cioè, è stata una cosa un po' segreta, diciamo. Quindi la tua esperienza è stata proprio sul campo. Sì. Sul campo.
la nuova Marina Maffironi, secondo me, del teatro, ma anche nel cinema. E poi ci lavora Renato Di Rosa, che è molto bravo nella parte di Mentute, per questo faraone egiziano reincarnato in un barbone. Poi c'è Moreno Bosio, che per me è il nuovo Walter Chiari. E poi c'è Filippo De Filippi. Di ognuno di loro che io ho scelto per questo film si potrebbero fare un film, perché sono tutti personaggi abbastanza interessanti, anche se non hanno proprio sempre fatto sempre gli attori, hanno anche fatto le comparse, hanno fatto figuranti speciali in varie cose. Per esempio Moreno Bosio, Cento Vetrine, ha fatto il commesso di Fisso. Poi ci sono anche stati ragazzi che io ho preso così, che conoscevo, che ho tentato di dargli un punto cinematografico. E poi c'è Filippo Rizzo, che aveva fatto Torino Violenta tanti anni fa, aveva fatto il ruolo del commissario, io gli ho fatto fare il ruolo del commissario, perché poi ci sono dei commissari anche che devono cercare gli assassini, o l'assassino, bisogna vedere. Beh sì, essendoci un minimo di matrice thriller. E quindi si potrebbe dire che hai tagliato per ognuno di loro una parte cucita addosso? Sì, diciamo di sì. E poi, molto importante, che c'è Ranieri Carlo Saporiti, che il film è stato realizzato grazie alla sua collaborazione, anche perché lui è un affermato regista pubblicitario, e per l'occasione ha fatto direttore della fotografia e il montaggio di questo stesso film. E poi anche molto importante che il film sia avvalso della cooperazione di Ben Fredj Azzedin, che è un tunisino interessato a tanti film, così ha voluto anche lui dare una mano in questo film. Recita oppure ha scritto qualcosa? E recita anche. Recita anche. Poi la matrice, il soggetto è stato fatto tra me e Giorgio Cecotti, un mio amico che abita in Spagna e che ha fatto anche lui una parte eccezionale in questo film. E poi tra le persone speciali che sono in questo film c'è Cristian Benvenuti, che fa l'attore di professione, e Maurizio Rossi, che sono due persone speciali. Quindi la troupe è composta da quante persone più o meno? Ci sono 11 attori fissi e una sessantina di attori non fissi. Io non voglio usare termini un po' dispregiativi tipo comparse, perché nessuno in questa vita è comparsa. Ecco, come la vedi tu la questione della comparsa? Perché leggo nel tuo curriculum che hai avuto delle vere e proprie comparse, no? In film, eccetera. Però anche secondo me questo è stato sempre un termine un po' dispregiativo, che insomma fa un po' di tutta la comparsa. Però vorrei parlare di queste cose, del mondo delle comparse, di come si può muovere un giovane regista in merito a queste cose quando si avvicina ai set più importanti, insomma. Ecco, appunto, io penso, essendo anche un po' regista, che le comparse sono persone tutte importanti, perché in pratica dipende da quello che viene impiegato. Per esempio, io vedo, noto che quando anche ho fatto le comparse in certi film, tipo parlando dell'ultimo I nuovi vestiti dell'imperatore di Alan Taylor, mettendomi un vestito da un pazzo che vuole fare, che pensa di essere Napoleone, mi sentivo proprio quel pazzo. Quindi anche la comparsa, che può essere pensata magari come una figura così come secondo piano, se non ci fossero le comparse non si potrebbero fare i film. Ecco perché la mia è stata anche una gara dove ho voluto fare agli attori le comparse, come stavo dicendo prima, di Cristian Benvenuti e Maurizio Rossi, e altri invece che sono stati comparse nella vita li ho fatti diventare attori, anche perché con il montaggio c'è la magia del montaggio, anche oltre che la magia del film. Certo. E a Cinema Giovani cosa succederà? A Cinema Giovani ci sarà